Marcon dice che negli squat i femorali non si attivano. Detto da uno che i femorali non ce li ha. Portalo di qua, dietro qua, perché sennò si vede qua per Gianni dopo. Azzo. Ciao a tutti ragazzi, siamo alla palestra Milon di Brescia, dove ho fatto molti video nel mio canale. Lo so, però sono appena affiliato, quindi oggi mi alleno io, si allenerà Massimo, che avete già conosciuto in una scorsa live, e ha fatto anche un video con me qui dentro, e poi ci sarà Gianni, il marzialista proprietario. Grazie. Ciao Zucchero, ci hai messo? Caffeina pre-workout, sì. Oggi faccio lo squat MAV3 e lo stacco. La panca non la faccio, farò un po' di manubri. Mentre loro due devono. Uno deve fare il test massimale, l'altro si allena con l'allenamento del giorno. Le tette si notano ancora di più. Oggi c'ho la maglietta Milon. Mi scaldo, squat low bar. Voi cominciate a scrivere, tanto io vi posso leggere, non c'è nessun problema. Eh sì, ragazzi, sono affiliato, quindi mo. Si monetizza un po', no? Non si fa nulla per nulla. Quindi mi confermate che c'è la pubblicità adesso. Potete fare gli abbonamenti, potete fare tutto quello che volete. Niente figa oggi, purtroppo. Vengono più tardi. E spegnerò dopo. Beh, magari facciamo due dirette, dai. O magari arrivano, chi lo sa. Grazie Paolo, la mia seconda casa, sì. La palestra più amata dagli italiani. Cosa spegni quando arrivano le tipe? Oggi viene una bikini con il suo ragazzo che gli regalerà a me come regalo di compleanno un bel PT a sorpresa e spegniamo anche le candeline. Io esco dalla torta e gli dico vai subito sotto al rack. E poi due ragazzi che poi vogliono fare online con me, quindi oggi verranno a farsi vedere. Adesso che diventi ricco, pensi che ti farai un trapianto di capelli o ti comprerai una parrucca? No, ragazzi, perché mi hanno detto tutti che assomiglio a Jason Statham e Jason Statham piace, quindi rimarrò così. Infatti, mi sto facendo crescere anche la barba, quel poco che posso farla crescere. C'è Massimo, se ricordate Jason, spostati per favore. quel ragazzo che fece la live con me a casa mia con il serpente, e Gianni, quell'altro che mi strangolò nella live. Oggi c'è tutta la squadra al completo. Dovete fare domande a chiunque, loro risponderanno. Ma se siete solo qui per me, apprezzo lo stesso. Oggi ero 88,7 perché ho camminato meno rispetto al solito. Ho fatto 5.000 passi in meno. Tutte le volte che faccio 5.000 passi in meno, prendo 500 grammi in più di peso corporeo. Assurdo, eh? Praticamente ogni 1.000 passi sono 100 grammi. Poi mi scaldavo 70, non mi sa che non mi sono scaldato. Come cosa? Ginocchiere SBD, cinta SBD, maglietta di Goku, di Dragon Ball. maglietta di Goku, pantaloni Qua c'è dell'Italia. tutta gente che compra la roba migliore, mica usiamo roba strand shop. Ciao Domi, in FIBE gareggerai in 88 o 97? Gareggerò in 88, infatti sto ormai appeso. Starò appeso. Domi, sei felice dei tuoi amici camerata che hanno fatto casino ieri? Assolutamente no. Io non sono per fare i danni in giro. Io sono per soluzioni pacifiche. La vendetta è un piatto che va servito freddo. Facendo casino non serve a niente, anzi, dai solo modo a dire a loro: ecco, vedi, era un gruppo di fanatici vandali. Sceso di categoria per più facile? No, perché volevo definirmi un po' e ho detto: già che ci sono, vado in 88. Poi dopo la sta gara, magari scendo ancora. Vediamo. Quando la smetteranno di dire che ho il fisico da paninaro, magari mi fermerò. Le ginocchiere possono essere tenute per tanto tempo? Sì, perché non sono delle fasce. Le fasce, come le metti, dovete toglierle perché. Non vi fa passare sangue, già i polsini bisogna toglierli. No, non faccio i Bertoletti, so che c'è Savio, che ha fatto 182 e mezzo di panca, arrivando al quinto posto, buon per lui, ha fatto il fermo. Non facciamo gesti che dopo Twitch censura, eh. Faccio la FIPE, ragazzi, non posso fare tutte le gare di panca, Bertoletti, FIPE, capite, no? Regala un abbonamento per diventare il numero uno. Devo ancora capire come funziona questa storia degli abbonamenti.
Alla FIPE è diversa dalla FIPL, categoria di peso, la 93 FIPL, 96 FIPE, la 88, poi c'è la 80, poi non mi ricordo, andando indietro, 77 mi pare, quindi sono un po' più distanziate. Diciamo che la 96 è comoda perché posso andare oltre, però ora come ora che sto scendendo di peso ho pensato di fare la 88, non ho mai gareggiato 88 kg, quindi non so quanto farò di panca perché non ho ancora capito se ho perso forza o meno. Come si fa a scendere sotto il parallelo senza perdere l'anteversione? Ovviamente ragazzi, non è che c'è un modo, bisogna piano piano sforzarsi di scendere senza magari inarcare la schiena, in modo che così, anche perché io retroverto senza carico, perché non riesco ad attivarmi, già col peso è molto, è già diverso, no? No, no, 96 FIPE. La differenza tra la U e AI è che avete il bilanciere un po' più basso, quindi quando dovrete raddrizzarvi farete meno fatica perché il bilanciere sarà qui invece che qui sopra, quindi c'era un diverso coinvolgimento anche della catena celica posteriore. Apulia, me stai sul cazzo, ma c'è una gran panca, vero? A sto giro ci sarà la gara con la maglia e Simone Alberico tenterà di cancellarmi il record con 248 kg. Potrei perderlo, perché Simone è forte. La gara ci sarà domani, se non sbaglio. Ciao Massimo e Domingo. Ah, c'è Saverio. Saverio PL. Allora Massimo, fermo in discesa. Ottima variante per imparare a caricare i femorali in buca. Gambe tese, ti dico io lo stop. Stop, giù. Stop. Giù, guarda avanti, stop, giù, stop, giù, sì, no, lo so, la domanda la fece in quella live insieme, c'è ovvio che se uno vuol far crescere i femorali non è che fa solo squat, fa anche leg e curl e altri esercizi, ma che lì i femorali non si attivino è una baggianata. Mettila però bassetto, tipo di sottofondo, capito? Che non si sente tanto, perché l'altra volta l'avevo messa internamente dal computer, si sentiva forte. Tommy, sei la perfetta compagnia della domenica pomeriggio. Grazie. Allora, faccio, quant'è questo? 140? Sono ancora raffreddato un po' e ho sempre quella tendinite all'adduttore. Quindi sempre ai bar oggi. Perché ogni ripetizione di fine squat mi guardo le punte dei piedi, le muovo, questo è un vizio che vedo molta gente, che praticamente quando fa squat, ogni volta che ne fanno una, poi si devono guardare, perché non riescono a lavorare con nessun mente muscolo, e dico, la punta, ok, scendo, punta, guardi fisso, non dovete cercare di affidarvi alla vista, questo è importante. No, dal PC non la metto, è una musichetta della palestra, la sentite? Molto bassa. Non è che sia Marcon a dirlo, sono le elettromiografie fatte in studio a dirlo, semplicemente perché i femorali sono più articolati, quindi non riesco a... Sì, però che non si attivino, c'è una cazzata, tutto si attiva. Non è che il corpo lavora per compartimenti stagni. Se lo si accorcia e distende il muscolo, non può esserci ipertrofia, questo è il principio. Ok. What? Su, poggia, tento, ok. Gianni ha un massimale potenziale intorno ai 2.10, giusto? No, fatti 2.10. Appunto. Sì, vai tu, poi vado io. Quanto hai caricato, mo? 150. Va bene. Perché sono al limite. Sì, mo ti guardo. L'autofocus c'è già, ragazzi. Mi dai tu lo stop? Sì, non vi preoccupate. Avevo solo zoomato un attimo, perché sennò non riesco a riprendere l'altro. Gianni, tieni 7 minuti di riposo. Quanti? Stop. Giù, 7. Però fermati, ti dico io giù dopo. Cosa? Ti dico io lo stop e ti dico il giù. Tu fermati. Stop. Vedi che non mi aspetti? Il giù te lo do io. Stop. Giù. Non riesci a fermarti, continui a scendere. Non ho più. Streccia, non ne hai più. Ma 4 lui. Devi stare. Occhio, occhio. Lo so, ma tu fai quasi un fermo, non fermo.
Allora, 150 vado io. Sì, 7 minuti dall'ultima prova che hai fatto. No, no, che sei fuori? No, fai 202 e mezzo. Va sempre uguale, ragazzi. Però sto ai bar, sembra che mi dà meno fastidio. Solo quello. Sto già facendo male il ginocchio. Cosa? Carico su 150 la percentuale. Hai finito tu, finito. Cioè, hai finito col MAV. Devi fare ladder, fai ladder di ritorno. Hai messo il 90% 3x3, non ho ladder. Allora fai il 3x3 del... 150. No, perché non l'hai chiusi. 145. Sì. Ragazzi, l'autofocus ci sta. Non devo sistemare niente. Secondo me è una questione di connessione. Cioè che perde un po' la risoluzione, perché non è alta come a casa mia. Non sono collegato col cavo Ethernet, sono in wifi. C'ho 15 mega in questa palestra. Stavo vedendo la live di Marco PT che ha fatto con Trotta e Ferrero Rocher, parlavamo del fermo al petto, che lui dice che siccome quello si è rotto l'omero, tra l'altro non durante il fermo, ma mentre scendeva perché è cascato giù, il fermo è nocivo. Quindi adesso ragazzi non fate il fermo al petto perché rischiate di rompervi l'omero, non è sicuro. Vai Marco PT. Perché adesso è ancora il fermo al petto? Questo è terrorismo proprio psicologico. Sì, infatti non faccio il fermo allo squat apposta. Perché non si fa? Perché nei powerlifting non si fa il fermo allo squat? Perché c'è il rischio di rottura del femorale. Sento un po' un sergente in questa posa, col cinturone. Ci vogliamo una maglietta militare, perché i pantaloncini già ce l'ho militari. Piace la barbetta? Ma infatti sono tutti gonzi, ma come si fa? Cioè io penso che lui stia raccattando tutti i cerebrolesi del web. Hanno fatto pure una live, ripeto, insieme, tre cervelli in uno. No, ma il petto a me mi è cresciuto anche con la panca senza fermo. Sì, ma l'hai fatto anche i complementari. Sfido uno a crescere solo di panca senza fermo al petto. Tutti quanti hanno i pettorali carenti. Perché poi compensano con altri esercizi. Eh no, troppo comodo allora. Perché non sanno fare la panca piana. E lì non si attiva il petto in quel caso. Poi parlo di archi del trionfo. Nessuno gli spiega che se io abbasso la spalla, il pettorale va in una posizione di prestiramento. Invece loro la spancano così. Questo modo, fanno più rom, sì, ma come? Con la spalla. Cioè, perla ai porci, ragazzi. Hai fatto bene, Chris Gaito. Anche perché questi contenuti stanno solo su Twitch, poi se sono belli io li metto su YouTube, li dirotto dopo. Infatti voglio pubblicare la prossima volta il video con il calistenico, che tra l'altro è già pronto. Ho visto che il video del Best of Channel che ho fatto è andato benissimo con visualizzazioni. Forse perché molta gente ha pensato che fossero tutti spezzonidissimi. Invece c'erano alcune parti inedite. Ho messo anche un video... Vabbè, non lo dico perché sennò me lo cancellano. Fatela vedere. È come dire, come dire che scopare a pecora rischi di spezzarti il pip perché puoi prendere l'osso sacro. Bravo, bravo. Oh, ce l'è successo, eh. No, devo andare, 130. Vai, fai il 3x3, 90% in back off. Lui è il ragazzo che ha gareggiato in FPL nella mia gara, l'ultima che ho fatto. Vi ricordo, ho messo degli spezzoni. Si è già sverginato in pedana. I massimali di Massimo sono 100... Quanto hai fatto Massimo? 177. Vabbè, 180, 130 di panca e 200 di stacco. A 86 kg. Una sega. Beh, tutti dicono che Twitch sia più conveniente per monetizzare. Io ripeto, per adesso... Non mi costa nulla attivare queste dirette mentre mi alleno. Non sono cose che devo montare e lavoro in più, capito? Giusto attrezzarlo ogni volta, ma... E questo sto vedendo in questo modo come funziona. Allora, non è che il fermo va sempre fatto. Se voi siete capaci di fare un touch and go senza urtare il pettorale, va benissimo. Il problema è che il touch and go...
viene sempre frainteso. Cioè il touch and go che fa Marco è questo. Questo è il touch and go di Marco. Il touch and go è questo. Ok, il fermo è questo. Quindi touch and go è un fermo corto. Questa cosa a Marco gliel'ho spiegata quando l'allenavo. Lui disse, ho capito. Poi ovviamente ha rinnegato tutto. È trovato a fare la panga con le gambe aperte, come le puttanelle. I polsi dritti e sbattendo. Cioè, praticamente ha buttato soldi per niente. Per aggiornarsi cosa? Aggiornato un cazzo non ha aggiornato. Ma mi aggiorni il 3. Ti aggiorno a te, dai. Almeno gente seria che mi segue da mesi, non da... Io sono serio, grazie. Tu sei serio? No. Grazie. Quando non fai il cazzone sei serio. Non andare tutto a puttare questa tecnica di merda. Allora, stop e giù, eh. Okay. Esci troppo veloce dal rack. Gambe tese, guarda avanti. Secondo me c'è anche un lombar troppo basso, Massimo, a vederti, eh. Poi ti stop, giù. Perché hai il... Stop, giù. Allora, ti vedo direttamente da lì, guarda. Stop, giù. Ok. Adesso andiamo con Gianni. Zoom tattico. Gianni proverà adesso a fare 202 kg e mezzo ed è un marzialista, ragazzi, non è un powerlifter, ricordiamocelo, eh. C'è uno che lo fa giusto per gioco, così per hobby. Poi capito, dicono che non si può abbinare la forza alle arti marziali. Vai Gianni, un minuto per te. Bilanciere caricato a chilogrammi 202 e mezzo in pedana Gianni Mazzi. Bilanciere pronto in pedana Gianni Mazzi. Ecco Gianni Mazzi, seguito Domingo Poliandi, più grande parchista italiano. Squat! Vai, vai, vai! Su! Rec! Prova valida. In gara ce li hai gli squat. Allora Gianni, c'hai sempre quel vizietto di dare le spalle al pubblico intanto. Oh. E poi, quando scendi, e vai a sticking point, tu spingi, invece cerchi di fare questo, occhio. Ho 8 minuti di riposo. Sì, ma non vuoi andare direttamente a 2,20 con sto peso? Non lo so, io vorrei andare più a gradi. Cioè, sei sicuro di fare 2,20? Li metto, ma io vorrei farti un numero che sei sicuro di chiudere. Se faccio 2,15 e dopo 2,20 non li faccio. Fai 2,15, dai. Tanto non è che se non fai 2,20 è una tragedia, no? Sono 18 kg di salto, Gianni. Ho tanti. Anche 10%. Sei sicuro? Vuoi fare 2,20? Ti senti 2,20? Io voglio arrivare a un numero PR del giorno. Che dite ragazzi? Facciamo decidere a loro. Gianni deve caricare 220 o 2,15? Da come l'ha fatti? Perché sono comunque 18 kg di salto, eh? C'è uno con le palle lì. 2,20, fai 2,15. Andiamo alla alzata di mano. La maggioranza vince. Tutti 2,20 dicono. Cioè, lo volete? Io sto solo 2,30. Io dico 2,30. Siamo in democrazia, il pubblico ha deciso 2,20 e faremo 2,20. Polianna. Fammi fare a me, dai. Con quanto? La prima quant'era? 140? 50. Fammi 170. Ti ho mosso 130. Vabbè, ti faccio su 40 kg, fai 170. 40 kg. "300", dice Gabri Franz. 300. Dopo però si sveglia tutto sudato. Ti metto 170. Ci rimane sotto con 220. Che bastardo, Davide. Questo mo lo blocco, come Marco. Blocco. Fai sta serie. Sì, mo la faccio. Tienimi la chat, vedi un po' i commenti. Ah, Gianni vi fa 220, ma non vi preoccupate. Tenuto un attimo. Leggimi le domande, casomai dopo. Ciao. Poi rispondi tu. Tengo qua. Tengo. Sì, non te lo attaccare perché è alto. Lo fa facile i 2,20. Ovvio, Gianni è potente. Ovvio. Ma basta, Domingo. Ovvio. Dai, Polianna, spingi sti 172. Ovvio. No, 171. Ovvio. Squat. Parallelo.
Ok, buono. Buono. Black. Sei troppo lento quando appoggi il bilanciere. No? Tieni. No, va bene così perché poi... Adesso Marco fa scegliere i suoi seguaci. Ah, anche Marco fa come me a voti, chi bloccare. Beh dai, mi è diventato democratico. Please don't go. Sì, puoi andare. Quanti anni aveva l'atleta più giovane che Domingo abbia mai avuto? 10. Allora, attualmente sto seguendo, se non sbaglio, un 17-18 anni, non mi ricordo. Comunque un junior, ma più giovane no. Tanto giovane non li ho mai avuti. Perché il problema dei giovani è che poi paga paparino. Quello è il problema. Diocane, 4 pubblicità. Cazzo, ma vi ho fatto qui 5 live gratis fino adesso. Non volete donare qualcosa? Ma tu guarda questi, oh, contenuti gratuiti. Io che pago io, non sono paparino. Tu non sei junior. Non ho seguito Bertoletti. Ma quello del regalo di compleanno? Allora, quello del regalo di compleanno deve venire dopo. Perché mo non sto facendo la lezione. Sono i miei allievi che stanno con me oggi. Quindi scroccano, capito? È diverso. Metti più alto. Appena sotto la spina qui, capito? Sì. Sei a pelle nuda, metti un po' di magnesite sulle spalle. Vabbè, tanto non deve fare un peso pesante, lo tiene. No, ma non faccio la gara, io faccio la FIPA, ragazzi. Non posso fare 2 gare di panca. Mi volete morto? Stop. Giù. Su. Stop. Giù. Stop, giù. Ok. Giove ha fatto la cacca? Ma dov'è? Giove Pluvio non c'è. Ah, eccola, è arrivata Giove Pluvio. La mia analista preferita. Vieni un po' qua. Ciao Giove. Giove. Ah no, le bestemmie sono ammesse. Ah, si può bestemmiare, non lo sapevo. Ma io non sono il consulente, ragazzi. Io sono il maestro supremo. Senti, mettimi 185. Gianni, quando è che sei pronto? Andiamo, Ok. Fra 4 minuti Gianni proverà 220 kg. Vedremo se avete deciso di volerlo morto o se siete stati bravi a azzeccare l'ultima prova. Ma a che serve fare lo stop e giù? Serve per imparare a ingaggiare i femorali in discesa. Quindi io vi fermo nel momento clou e dovete rimanere in tensione e stretch. E poi concludere l'alzata senza rimbalzare a terra. È la variante più difficile avanzata per imparare a fare lo squat. Se fatto male, stressate le ginocchia. Quindi solo con un trainer esperto, non fatelo a casa. 186 va bene? 85. Sono autistico io. Dai, non farmi tirare giù uno. Va bene. Sì, ma io vi ho già detto che la FIPE ha categorie diverse. Io faccio la 88 in FIPE. In FIPL non c'è la 88, c'è la 83. Ok? Pizza preferita, margherita capricciosa. Chi è più forte tra i tuoi ragazzi? Beh, lui pesa 70... Il marzialista pesa 70... 6 kg e fa 210 al momento. E l'altro è un powerlifter ed è più scarso di lui. Quindi non bisogna fare powerlifting per essere forti, bisogna essere forti e basta. A prescindere dallo sport. Io mi alleno da 4 mesi, oh. Vabbè, ma questo è un dettaglio, non è che cambia tanto. Quello giù in fondo ha lavorato con Marco PT alla Virgin, sa tutti i cazzi di Marco. Fategli una domanda privata. Tanto Marco si diverte a sputtanarmi, quindi stasera... Anzi, oggi qualcosa possiamo buttarla nel forno. Ok, allora provo 180, eh. Guardatemi bene. Mi sono io.
Non ce la faccio, posso farcela, posso farcela. Ditemi che film è. Molto difficile. Posso farcela, posso farcela. No, Gianni, se sei questa... È ridotto molto male. Posso farcela, posso farcela. Dai che indovinate. Bravo, Predator, gravissimo. Cioè, tu non hai visto Predator? Porca puttana, ragazzi. Cosa gli facciamo a Massimo che non ha visto Predator? Giorno più brutto della settimana. Oggi, questa è la domanda più brutta che mi hai fatto. Quanti chili di differenza hai tra high bar e low bar? Più per giù 20-30 kg. Gianni, se fa 2,20 si becca coaching gratis per un mese. Concesso, concesso. Ci sto. 4 settimane in regalo. Perché a me queste sfide non me le dai? Questo è un incentivo che gli do. E voglio qualcuno che mi dà le sberle sul computer. Allora, Massimo gli dà le sberle. Prepariamo lo zoom. Bilanciere caricato a chilogrammi, 220 kg in pedana. Gianni Mazzi e a seguire Massimo Bedognetti per un tentativo di record italiano meno 77. Bilanciere pronto, in pedana Gianni Mazzi. Ecco Gianni Mazzi, accompagnato da Domingo Poliandri. Non vai in alto di qui. Dai Gianni, vai, sei tutti noi. C'è Marco Pitti che gliele sta mandando di tutti i colori. Comandi, squat e rec. Non raddrizzare la schiena in chiusura, anzi fai quel cazzo che vuoi oggi. Squat. Su, spingi! Vai, 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 vai! Molla, molla. Porca troia. Ma io lo dicevo che ero tanti, 2,15 potevi fare. C'è avuto uno sticking by pure boss. Non c'era tanta grindata. E niente, ragazzi, non l'ha fatti. Questo punto è un po' cottarello ora. Io gli avrei proposto 2,15. Però se fa 2,15 mo, dopo questa... Gianni, un salto di 18 kg, si sente. Perché sei nervoso, lo devi metabolizzare. Specialmente per un peso che non hai mai fatto, capito? È sceso un po' troppo cauto. Beh, se scendeva troppo a cannone andava sotto il parallelo troppo. E lui c'ha un po' il vizio di smollare dopo. Vai, fatti il peso tuo. Adesso paga il doppio. È giusto, perde un mese. Perde un mese. La panca non la facciamo, giusto? No, stop, panca... giù. Braccio non va. Sì, magari così è più fresco per il sumo. Stop, giù. Allora te li faccio riprovare con la settimana di Mavuno. Allora, io faccio 200 per 3 adesso. High bar. Allora, diciamo che... Alcuni hanno il vizio che quando arrivano su e hanno lo sticking point, invece di continuare a spingere con le gambe, cercano di fare questo, di raddrizzarsi. Quindi un po' bypassano il segnale di spinta e lo portano a schienare per raddrizzarsi. È una cosa abbastanza istintiva. Dom, come vanno infatti i squat con ripetizioni normali e mezze? In che senso? Di cosa parli? Massimo, ma cosa pensi quando squatti? Massimo non pensa niente. Massimali di pantaloni blu, 180. 130, 200. Fatti in gara. Non è vero. Li avresti fatti se c'ero io. Sì. Chiamate cauti, hanno fatto. Non ci ha creduto, poteva fare 220. No, non è questione di crederci, ragazzi. Qual è il massimo peso che ha raggiunto nello squat? 272,5 a casa mia. Ma lo squat con mezza ripetizione non ha nessun senso, ragazzi. Avrebbe senso se vogliamo lavorare sui pin. Cioè, scendiamo, scarichiamo, ma giusto per lavorare con la porzione dell'alzata. Ma magari come variante, non tutti così. Mai provato il dildo squat? L'ho provato per far vedere cos'è il dildo squat. Ma riprovi 2,10. Avevo preso un'asta, l'avevo messa qui dietro e andavo giù con lo stantuffo che saliva e scendeva. Sta nel mio video delle 7 varianti di squat. Cos'è successo? Che YouTube me l'ha demonetizzato per contenuto sessuale, ovviamente. Domi, come va il sumo di Massimo? Va che sta ancora cercando di capire come si fa il sumo. Chi è che l'ha fatto? Saverio PL. Ciao, salve. È possibile aggiungere 300 di squat per te, Domi? Non alla mia categoria. Dovrei arrivare a 105 kg almeno. Oppure... Ciao, Dimongo. Va bello vederti faticare mentre sono spaparanzato sul divano. Ma in realtà stanno faticando loro. Io ho già tutto il bilanciere caricato. Allora, ragazzi, 200 per 3 high bar. È una vita che non li provo sti pesi con l'high bar. Il MAV è la migliore alzata veloce. 200 per 3, dovete giudicare se sono una tripla veloce o lenta. E a quel punto aumentare. Beh, io voglio sempre alzare pesi maggiori. Il problema è che col passare degli anni, il fatto che sono avanzato, è sempre più difficile aggiungere chili sul bilanciere. Specie ora che sono calato di peso, sarebbe già una forza confermare i vecchi massimali.
Poi è un botto profondo. Lo so, perché se non becco bene... Ma per fare ipertrofia delle gambe consigli un piramidale classico? Non è che c'è uno schema, ragazzi, in che si predilige. Uno fa un po' tutto quello che serve, ciclizzando nel tempo. Sì, sono veloci, però ho un po' di tensione qui, quindi non credo che andrò su. Potrei fare anche 2.10 volendo, però mi fermo qui. Anche perché verso le 3:30/4 arriveranno gli altri ragazzi per il coaching. Se fossi dopato, quanto pensi sarebbero i tuoi massimali? Allora, direi 2.40 di panca a 100 kg, perché comunque prenderai anche peso. 310 di squat, se non 320. Stacco, che è l'unica alzata che meno dipende dal doping. Penso, non lo so, 310, 320 anche lì. Non so, giusto, poi dipende anche dalla presa. Cosa ne pensi di Civitanova? Penso tutto il male possibile, perché la città dove è la sorella del mio ex, che è Clarence Kennedy, è quel weightlifter che smolla in buca, no? Che scuota da VL, se non sbaglio. Dopo rimani live, la videocamera è stata scarica dopo. Potrei anche filmare il coaching dal vivo dei ragazzi. Vediamo, non lo so, non vi prometto nulla. Al massimo potrei farlo per YouTube quell'altro. Perché non faccio un video stavolta che lo monto, non faccio niente. Mi vorrei un attimo... Uso il telefono. Giove ha fatto la cacca? Non lo so, Giove ha fatto la cacca? E come l'hai fatta soprattutto? Comunque ho provato i budini della Herman alla vaniglia, sono buoni tanto quanto la Milk Pro. Allora io ho finito lo squat, ragazzi, Lo faccio lo stacco con Gianni. Mi hanno chiesto dove abita Ferrero Rocher. Cinisello, balsamo. Fagli il culo da parte mia. Inviato. Facciamo una diretta Instagram, anzi un video per Instagram per far vedere che siamo in live. Per chi si volesse collegare ora, sono su Twitch in diretta. Ho già fatto lo squat e un mio atleta ha fatto 220 kg, purtroppo la... Non vi dico com'è andata perché lo dovete vedere su Twitch. Abbiamo Gianni Mazzi che fa stretching, prepararsi a sumo, e guest star, ospite a sorpresa, Massimo Bedognetti, un mio allievo. Tutto questo su twitch.tv, domingo-poliandri. Trattino basso, trattino bello, sanno tanto, c'è un solo Domingo Poliandri su Twitch, quanti ce ne stanno? Comunque, io adesso scarico, mi levo anche le ginocchiere perché ho finito lo squat. Quindi Massimo farà la panca, io farò forse qualcosa con i manubri, un po' per il pettorale, e Gianni farà uno stacco sumo massimale. Anzi, quasi quasi faccio stacco sumo con lui, già che sta caricando. Gianni, quanto è? 120? Dopo faccio pure io, Faccio insieme a te. Ma allora io mi preparo una panca? Sì, prepara la panca, io non faccio la panca, falla solo tu. Tommy, cosa ne pensano i cugini Power Ghia di tutta questa promo alla Certosus? Penso che non posso farci nulla perché la Milon ha conosciuto prima loro. Se vogliono regalargli un po' di attrezzatura, stai sicuro che la Milon potrebbe togliere tutto. Ci servono almeno 2 silver bullet, bilanciere, 600 kg penso che potrebbero bastare, no? Per togliere la partnership. Gratuiti, ovviamente. Per il coaching mi puoi contattare ovunque. Instagram, Telegram, via mail, mi puoi scrivere anche qua. Tanto la Milone è un tiro di sputo dall'uscita casa autostradale, comodissima come location, è sempre spaziosa. Okay. Un attimo ragazzi, c'è un messaggio di emergenza da rispondere. Io prenderei quello delle 22, ma di lunedì sera però, no? A Fiumicino. Ci sta. Deve fare il biglietto aereo, se non glielo dico adesso raddoppia, dopo si incazza. Allora ragazzi, se non vi dà problemi io sto qui, se sono un po' lontano da voi, anzi magari perché la videocamera ce l'ho un po' troppo, l'ho collegata al portatile, non mi posso allontanare troppo, magari zoomo un altro po', tanto vi leggo dal... ma non potrete vedere la panca di Massimo, ma non vi perdete nulla tanto. Tommy, ma Massimo è... ma diciamo che è il contrario, lui è geloso di me, chiamala così. Infatti oggi è venuto e mi è saltato addosso dicendo mi manchi, mi sei mancato. Gli ho detto, Massimo, ti ricordo che sono etero. Tommy, quando sto con te non penso alla figa. Quindi può essere geloso? Non esplicitiamo solo un lato della bilancia. Che senso?
un po'... Ma era un momento di solitudine, sai, crisi. Ok ragazzi, è arrivata la prima ospite del coaching, però non sarà qui in questo live. Che Marco dice che noi molliamo il bilanciere sul petto. Noi creiamo tensione. Sì, sì, no, mi sono affezionato alla magnesite liquida. Mi ricorda un po' quando impastavo le pizze, no? Perché tanto fra un po'... Dopo gli ultimi scandali tornerò a fare le pizze. Sì, ma non si vede un cazzo. Puoi giusto fare le pizze. Si vede un cazzo, non si vede. Quanto hai fatto, mo? 120? Fai 150. Perché ci stiamo solo scaldando. Finché fai il fermo in panca, puoi giusto tornare a fare le pizze. Ti devo fare, Dani? Dov'è che non vuole qua? Ma hai mangiato prima? Prima di venire? Pazzesco, Massimo già che ci prova. Ma Massimo ci prova con tutte, eh. Domingo, sei mai stato a camerino? Ti piace? No. Troppo piccola come camera, io voglio una camera grande. Giove è più carina. Ma loro due hanno una cosa in comune, eh? Questa solo per pochi intenditori. No, no, per Giove. Diminuisci un po' lo zoom. Se no, io non zoomo, come faccio dopo? Non si vede niente, ragazzi. Volete che allontano? Va bene. Facciamo la più lontana. Ok, così. Togliamo questi dischi che Power Gear si incazza. Un attimo, già mi hanno detto non riprendere l'acertosus in diretta. Sì, vai, vai. Oddio. Dom. Giù. Sì. Mav 5. Ok, già 70. Mi hai messo board 4, ma lì c'ha il 2 o il 3, cosa usa? Cioè, scusa, c'ha il 3 o il 5? 3. Mav 5. Non sta a guardare i centimetri, Massimo, non siamo autistici. Soldato russo. Non siamo come quel soggetto lì. Soldato russo. Domi, allenerai mai dal vivo un caso umano? L'ho già allenato una volta, ma non posso dire dove e quando, però praticamente ho fatto un gruppetto di persone forti e lui stava lontano nella sezione baby perché di panca e squat faceva 50-40 kg. E quindi come facevo a metterlo con gli altri? E per non creargli troppa soggezione l'ho allontanato, ma senza cattiveria. Le cose come stanno, ne hai allenato più di uno in caso. Sì, ma non magari... Non dal vivo, volevo sapere. No, i casi umani ne seguo tuttora. Se lo convinco, allena me che sono un caso umano, sicuro. Giove, te l'ho detto, vieni qua e poi vediamo. Dov'è? È di Torino. C'è venuta gente anche dalla Liguria qua, Anzi, forse verrà uno dalla Bulgaria addirittura, Attenzione, sto preparando un personal dalla Bulgaria alla Milan. Non fa il bulgaro. Sarà la prima volta che viene uno che fa la Bulgaria, fa un vero allenamento. Mi piace, un po' troppo avanti. Se vado indietro dopo sculo. Ma vieni in mezzo. Mav 5, 110. Come? Inizio a fare Mav. Aspetta che magari se spostiamo riprendiamo pure Massimo, che ci tiene a far vedere la sua panca. No, io ci tengo un caso. Massimo ci tiene tantissimo a farvi vedere. Preferite che mi mostro la blu o vi mostro Massimo? Cosa preferite? Decido in base a far fare tutti e due. Quello che viene meglio, solitamente, poi decido il numero più alto. Guardo io, Vai, tanto nessuno ti si incula. Ah! Nel senso. E ti dia 90?
No, in realtà è in quel senso, ha capito bene Massimo. Perché l'abbraccio di oggi è stato molto erotico. Un mese che non ci vediamo, ragazzi, di astinenza. Guarda che un maschio non dura così tanto, eh. Vero. Su, vedete che c'è una board messa sul bilanciere? Su. 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 Il caso umano è un soggetto che non ha né la testa, né il corpo, né l'articolazione sana per poter fare uno sport coi pesi. E per questo spera nel miracolo divino del coach che lo aiuta, che comunque sì, lo può aiutare, però bisogna anche dirgli onestamente che non potrà mai fare 200 di panca. Che per come mi imposto io? Quando stacco il bilanciere. Massimo, ma sei uno spartano, coraggioso, guerriero di Atene? Io cosa? Domi, allini anche gente che si dopa e si tatua come il cesso di un autogrill? Sì. Tira la barra, tira e spingi giù i femorali. Giù. Sempre quel piccolo vuoto di verticalità. Perché a te ti manca proprio l'apertura, no? Cioè, io sto così, io comincio a tirare la barra verso l'alto e schiaccio i femorali a terra, li apro e c'è quel minimo di verticalità, capito? Quanto? Mettiamo 205. Non mi hai cagato prima, ho fatto 5-120. Non ti ho cagato, Massimo, c'ho tanti di cazzi mo da seguire qua. 120 ma 5 ho fatto con la board 3. Gli altri dove sono finiti qua? Gianni mi ha visto, Allora mi ha fatto 190, adesso mettiamo 205. Vai. Guarda avanti. Giù. Cerca sempre di farlo scivolare qui. E chiudi. Prendi la passi in ginocchio. Boom. Sai cosa? Una roba che non capisco da questi giorni. Quando salgo qua io, con quest'unghia, mi scarta vetro troppo dentro. Allora vuol dire che c'hai la presa troppo stretta sulla prona. Devi provare a allargare. Perché quella ti va a conflitto sulla coscia. 205. Io... appena successo la stessa cosa. 220 direttamente. Vai 220. Allarga. Uno, due, tre, quattro. Manca lui. In FIPE il problema è questo. Praticamente tu una volta che ti siedi sulla panca non puoi più fare niente, puoi solo scivolare. Non puoi staccare né i talloni, né il culo, né niente, se no ti hanno nullo subito. Che senso? È così. Hanno fatto una tassa, la tassa sulla mobilità. Tu ti paga una tassa, solo che la tassa dei ricchi, chi è ricco ha perso poco, chi è poco, chi è povero, che fanno fatica, hanno perso tanto. Quindi per limitare quelli che fanno gli archi hanno fottuto quelli che sono poco mobili. Però fatta legge ho trovato l'inganno, perché la regola dice non puoi poggiare il culo, cioè non puoi inarcarti dopo che poggiare il culo. Quindi non poggi il culo. Fai così direttamente, ti aggrappi alla barra, ti setti, poi poggi il culo. Per fottere chi fa l'arco, ma un vantaggiato chi fa l'arco.
Esatto. Che strana cosa bella. Cioè, una volta che appoggio le chiappe, non puoi scivolare, solo scivolare. Poi che mi sta attento, perché non prova nulla. Quindi non posso staccare alzando il culo. Quando lo stacco devo... Dopo ti faccio vedere, anzi ti faccio... Anzi, fai una cosa. Prendimi una panchetta e portamela qua. Quella, porta, faccio vedere in diretta com'è. Io? Sì, questo vuoi. Prendi una panchetta qualsiasi. No, vabbè, vai, porta, mettila qua. Metti un bilanciere per finta. Ho già, abbassa le sbarre. Ti faccio vedere il setting flip. Perché in questo non te lo fanno fare in nazionale, però almeno lo possono fare. Lo puoi fare. Perché gliel'ho chiesto io. Feci anche un tutorial per quello. È arrivata una bikini con il ragazzo, il festeggiato. Allora, setting flip. In sostanza, nella FIPE non si può staccare il culo una volta che l'hai poggiato. L'hanno fatto per limitare l'arco. Quindi una volta che tu ti siedi, non puoi più fare, devi fare così. Questo è il setting che ti concedono di fare. Ok? Non puoi fare più niente, è finito. Ok? Allora tu fai così. Ti setti e poi poggi il culo, finito. E l'hai fottuti così. Però se chi è mobile ci riesce, capito? Quello è il problema. Quindi io di solito poggio il culo, vado ecco. Là. Nulla. È già nulla. È già nulla. Quindi devo andare qua. Vedi che non ce la fai? Cioè, mo non puoi più. No, hai salito il tallone. Nulla, alzati. Ma te ste cose me le dici adesso. Ti fanno questo suono qua. Pesante, eh? Niente, proprio così allora devo fare. Stati talloni. Una volta che poggi il culo, ti piedi a terra devono stare, puoi solo scivolare. Sì, ma non sdraiati piano, attenzione. Non gli alzo neanche. Ci sono dei sensori che ti mettono, eh. Allora. Fai così, guarda, va, fai così. A parte che non ci sta questo affare qui, quindi non hai problemi. Ti siederai così, no? Poi ti butti così, piano, e scivoli. Però stai muovendo i talloni adesso. No, può scivolare. Vabbè, mo se si alza un pelo non succede niente, un millimetro, ma non puoi fare così. Puoi fare questo. Ma cazzo di FPL c'è Witt, non è che mi sono trattato a testa. Così purtroppo. Purtroppo è così. Ma di cazzo di lui. Gianni! Ah, stai a fa? Niente, quindi dovrò fare caso, imparare a stare la. Magari l'ultima settimana, giusto? Però non te rovini tutto, te rovini. Sono venuti la coppia o c'è anche un altro ragazzo? Manca uno allora. Aspetta, vedi che faccio sta roba qui da lungo. Vai. Uno, piano, delicato. Due, chiudi le gambe. Spingi su col culo. Tre. Quattro. Ok. A parte io devo fare triple, che cazzo sto a fare singole, pure sbagliato. No, le doppie devo fare. Devo staccare anch'io adesso. Faccio una doppia con 2,20 allora. Ah, ma si è bloccata la chat? Non commentano più? Lo so ragazzi, è la tassa sulla mobilità.
Volevano fermare quelli che facevano l'arco e hanno fottuto quelli che fanno poco, perché ti complicano la vita nel setting, ma che uno è già abbastanza mobile, non gli succede niente. Uno che è piatto ha problemi, infatti le ultime gare piogge di nulli per tutti quelli che erano poco mobili. Era una regola fatta ad hoc per fermare Matteo Masi, il tizio con l'esorcista, e alla fine hanno avvantaggiato lui su tutti. Non potete fermare l'arco, dovete lasciar perdere. Però vedi che le tibie te le porti più in là degli 81. Ma io lo ma non è una regola, Non c'è una regola per quello. Come regola invece? Posso dire un po'? A te l'ho messo all'inizio, come riferimento iniziale. Oddio, si sposta. E come fa Ricky? Si mette la fa. Live al McDonald's di Brescia poi. Bella questa. Allora, 2:20 sono. Ti sei freddato però, eh? Passavo tanto tempo. Vabbè, che devo fare. No, però dico, occhio. Allora, vediamo Gianni se riesce a fare 2:20. A parte che ti attaccate già. Sì, però già stai sopra. Dai, Gianni, la barra flette. Devi continuare a spingere. Quella flette e dopo devi cominciare a dare gas. Perché quella finché non sale, tu non puoi fare niente. Tu vai là, quella si flette e molli già. Capito? Ti dà un brutto segnale perché hai fatto così il bumper. Se fai figlio di puttana, a me pure mi dà fastidio. Capito? Non parte subito. Ti fermi qua? Vuoi provare? Allora... 2:35. Ma sicuro che sono 2:20? Oh, non era più leggeri. Fa che? Ma dai, sono 70 kg. Che ne ce la fai? Ti fa lo stacco? Ma lo facciamo qua, dai, appena finisco scarichiamo tutto. Ragazzi, allora vado, finisco io e poi chiudiamo la live, che devo seguire le persone, non faccio la live pure su quello. Che devo stare a pensare alla videocamera, a spostare un macello. Caricato 2:35? Palle, fermo il ginocchio, 4x4, Ok, 2:50.
a 2,10 di squat e non ho fatto vendere stacco. Lo so, ragazzi, è un bel problema. Ci sono soggetti così, eh? Ah, è vero, perché lui regular l'ha fatti, lui non faceva sumo, dimenticavo questo dettaglio. Ma qua non ci capisco un cazzo, le 35... Togli il 2,5 e metti 2 da 10. Ok. Mettiamo due verdi, questi qua. Gianni, mi fai un video così? Tre quarti avanti? No, non è partito. Aspetta che mi setto. Sì. Provo 2,50 per 2. Oh, bene. C'ho la mano mezza aperta quasi. Non so se aumentare. Poi finisco la live. Chi siete? Tu sei Fabio Donnini. Tu come ti chiami? Per cognome? Lippolis. Sì, dai, basta così. Mi tengo margine. Finisco live qui, ragazzi, che mo inizio il coaching e non posso fare pure la live di quello, se no non faccio più niente. Mi spiace per l'interruzione di prima, ma è dipesa da problemi tecnici. Ciao a tutti, tutta l'attrezzatura che vedete nella mia home gym è ovviamente sponsor Power Gear, azienda leader nel settore da tanti anni, tutto acquistabile sul sito www.powergear.it e in cui potete usufruire del mio codice sconto DOOM64 avendo un risparmio totale del 6%, unico in Italia a darvi questo sconto. Quello che potete comprare ovviamente è un half rack per poter squattare e spancare in sicurezza a casa, una panca regolamentare con schienale molto duro, i dischi ovviamente Power Gear con taglio sottile per poter riempire tutto il bilanciere senza problemi e ovviamente una pedana in 2x1 professionale per poter evitare noie con i vicini, una leva da stacco e un bilanciere 29 mm Power Gear con cui potete caricare tutti i dischi che volete. Tutto questo ovviamente sempre su www.powergear.it.